Finalmente, Insiders, ho comprato Up the Beanstalk, quindi posso farvelo vedere cartaceo. Devo giocare Domain, no? Ve l'ho detto in standard. Poi l'unico mazzo che secondo me non giocherò mai, proprio troppa paura di Bant Poison, questa roba qua. E invece, appunto, mi ha portato a comprare 4 Up the Beanstalk. Arrampicata sulla pianta di fagioli, un mana verde, un mana in colore, per un incantesimo che quando entra... pesca ogni qualvolta rapplicata la pianta di fagioli nel campo di battaglia, ogni qualvolta lanci una magia con valore di mana spari o superiore al 5 pesca una carta, una carta che, ripeto, la vuoi giocare in Modern? Non puoi. Dici perché? Perché è bannata, troppo forte. Sì, per quel cazzo di formato della gente vale spell a zero, l'incarnation è troppo forte, mi spiace, niente Up the Beanstalk. Allora giochiamo in Pioneer, no? Ma certo la giochiamo in Pioneer, ma che ci frega a noi. Quindi sotto con il like sulla fiducia a questa seconda parte del video di Niv-Mizzet di ieri, che ci è rimasto male, soprattutto io, ripeto, cioè, meno male che, capito, poi quando succedono queste cose, quella che è successo nel video di ieri, non è che mi potete dare dello scarso, che io l'ho pure detto, no, ho parlato, ho detto, adesso prendo Tibal per fare la meno 3 lì, per l'esilia, no, ho fatto, ho sbagliato tasto. Quindi oggi speriamo di avere maggior fortuna con, appunto, la sconfitta dell'algoritmo di Google, il cattivo, il mecenate, il terribile, e chiaramente l'iscrizione al canale, che è d'obbligo se sei un fan di Magic the Gathering. E come potete vedere dal timer, 5 minuti dopo ad attendere che succedesse qualcosa, eccoci qui pronti a fare le line binding, però subito di secondo, perché bianco, blu, rosso, verde e nero, quindi prima questa, poi questa, anzi forse abbiamo addirittura due possibilità, no, solo due, perché la blu ce l'ho, ah no, perché questa è bianco, blu, verde, no, per forza, trioma, questo, e si fa le line binding di secondo, in caso serva ovviamente. E siamo contro midrange, quindi finalmente abbiamo voluto beccare un bel matchup che ci piace tanto giocare e che chiaramente in cui siamo favoriti. Oppo non sarà contento poi di vedere che giochiamo 5 colori. Qui cosa arriva? Subito un Blood Tide Harvester che quasi manco lo lendimbanghizzo. Cazzo di verbo è? Le line binding. No, lo faccio, perché comunque perché devo perdere 3? Cioè, la sua speranza è uccidermi prima che io tiri fuori le mie bombe atomiche, quindi secondo me qui è corretto fare questo le line binding. È chiaro, può fare minacce più forti, certo, può fare Shieldred per esempio, che comunque mi sembra abbastanza più forte, ecco, di tutto. Però buon crusher, e questo è 3-2, questo è 4, alla fine mi accollo non aver perso i rosso nero, ok, mi accollo non aver perso vite, stavo dicendo, chi lo sa se me l'accollo, chissà se ho fatto bene. E di sicuro c'è Yorion nelle mano, no, Yorion nelle mano, preferisco di utilizzare questo con la cancona, lo faccio scartare, però posso far male a chi? A una terra che non può animare. Sì, Yorion nelle mano e vai. Yorion nelle mano è la nuova canzone di Gabri Ponte, faceva dance e faceva battiamo le mano, e questo è, attenzione, devo mettere una pausa. Ah, quante cose sono successe durante questa pausa, abbiamo perso delle vite perché io sto per scartare chiaramente una terra alla potenza di Croxa, penso di sì, e ne abbiamo perse anche altre perché ci hanno fatto 4 danni. Cioè, sto pensando se scartare creatura per non perdere vite, che così poi con la Gun Command la riprendo. A me sembra molto meglio scartare questa. Dare sì a 13, che è pochissimo, per carità. Scrivere scusa al nostro Oppo, Apologies for FK. E tenersi quel la Gun Command in mano, che almeno gli ammazziamo questo e gli scartiamo una carta dalla mano, che sarà quella carta, oppure faccio Omnat. Allora, io non voglio che quella carta sia push, perché poi il mio prossimo turno è Omnat Yorion, che direi è un buon turno, quindi sì, ci sta secondo me tutta la vita. Allora, questo è nero rosso, assolutamente scartare carta, uccidere questo.
scartare carta, uccidere quello. Carta questo. Rosso, nero. Il massimo dei danni che posso prendere sono 4 e 4, 8 delle due terre. Se lui pesca terra adesso, no? Oppure pesca Shielded, che per carità, un dito, però insomma, in mano c'è la terra, ripesca terra, quindi me ne fa 8. Vado a 5, poi torno a 9 e presento, insomma, un team di assoluto rispetto, direi, che con cui lui poi deve avere a che fare. Quindi pesco 2, tra l'altro, nel processo. Direi che è la giocata giusta. Adesso l'unica giocata che posso aver sbagliato sono le terre. Ce l'ho abbastanza le terre giuste. Allora, verde, blu, bianco e rosso. La power playata che ieri ci stava per far vincere, anzi ci aveva fatto vincere. Se fossimo stati in cartacei avrei assolutamente vinto. Qui proseguo. Che mi manca di ne ho nessuno, ho fatto la binding a 1. Prendo una bianca, sì, proseguo il piano, è giusto. Secondo me il piano è corretto, non vedo errori nel piano. Cioè, non fare Bring to Light qui perché? Cioè, non credo che abbia molto senso. Lo facciamo dopo, quando siamo belli tranquilli. Omnat ci ha pescato appunto queste due carte, guadagniamo altre 4 vite. Sustain alla grande, lui scarta una Castle Octane che non gli serve per vincere questa partita, lo sa. Deve pescare una Shielded o un Fatal Push. Fatal Push chiaramente è un inizio, però non è assolutamente abbastanza. Noi abbiamo Vanishing Inverse per questa terra. Qui possiamo addirittura... Ah, allora facciamo proprio questa di giocata, dai, rosso. Induciamo il nostro avversario a un errore. 3 danni a tutti più lifelink. Attacco senza fare Bring to Light. Perché dobbiamo fare Bring to Light? In fondo non è, non ce l'ha detto il dottore, giusto? Non è obbligatorio. Bring to Light ce lo teniamo per dopo. Se lui qui anima la terra, abbiamo fatto proprio una super giocata, chiaramente, perché Vanishing Verse si prenderà cura di quella terra. Se no, 4 mana Shielded è ancora meglio, non vedo l'ora di fare questo esilio. Invece c'è Croxa, giustamente, a cui avrei dovuto pensare. Ma ti dirò, va bene, sì, ci hai portato a 10, mi tengo quella. E adesso dovrai subire, chiaramente, l'ira di Tybalt. Eh sì, perché io mi prendo questo Croxa per me. E lascio te in difesa... Ah, però moriamo da questo. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giusto? 1, 2, sì, perfetto. Quindi io mi devo tenere bianco e nero open e fare il resto. Blu, blu, questo bianco. Qui noi possiamo prendere nero, rosso. Vabbè, questo è uguale perché tanto devo fare Tybalt. Ok, posso prendere nero. Questa c'ha il bianco, quindi non mi sono sbagliato. Eccoci qua. Extinction Event no. Tybalt Cosmic Impostor. E adesso non sbaglierò il click. Beh, non me lo fa, ecco perché non sbaglierò il click. Perché la gente, gli senti, ma chi se ne frega. Allora, Defining Claro non è bello, il Muro d'Ego è brutto. Chiaramente, Regener Bankbuster è una gran carta di Magic quando dobbiamo giocare una partita lunga con gente che vuol fare del vantaggio carte e la propria qualità. Quasi leverei le Sylvian Canadi se non fossero così importanti, perché secondo me lo sono. Le Vratte a Shadow Verdict e queste Defining Claro sono forti, secondo me. Forse Supreme Verdict possiamo abbandonarla. Lui Enter the Battlefield Trigger ne ha pochi. A me Stelish Norn mi piace il giusto. Extinction Event però lo vorrei tenere. Quindi alla fine Up the Beanstalk è tipo la carta più forte che abbiamo. Per Bankbuster cosa levo? Con la Gun Command è forte, Vanish Inverse è forte, Molten Collapse è forte, Gross Spiral, sono tutte carte forti, sono tutte carte straforti. Diciamo che se lui mette delle removal monocolored, forse questo Niv-Mizzet è quello un pochino... Ah no, scusate, non è vero. Diciamo che il ragionamento che avevo fatto in testa era giusto, ma l'ho espresso male. Diciamo che lui ha delle removal multicolor da fare a quel Niv-Mizzet, quindi possiamo là. Allora questa mano qui è una mano che insegue, cioè proprio insegue tantissimo la partita, perché sulle sue aggressioni iniziali troppa 2, troppa 3 non possiamo fare un cazzo se non Gross Spiral. La line binding è molto lontana dal verificarsi, secondo me è un no, pure se
non era la Bruttano. Questo è molto meglio, chiaramente. Il nero ce lo dobbiamo tenere, leveremo verde e bianco perché abbiamo il trioma verde e bianco. Chiaramente se lui parte mana scartino non siamo per niente contenti. Invece questa verde bianco rossa che fa scopa con questa nera per fare up the beanstalk, poi manca il blu e lo facciamo a uno. Benissimo. Dures arriva un turno dopo e secondo me deve levare beanstalk. Mai deve levare le line binding, anche se chiaramente le line binding è forte, cioè nel matchup che stiamo giocando, no? Cioè leva qualunque cosa. Tra l'altro ne ho pescato un altro. Ora mi sono chiaramente messo online le line binding a 2, perché ho il nero, verde, bianco e rosso, tutti di terre base, e posso rispondere a un eventuale Bone Crusher Giant. Benissimo, rispondiamo tra l'altro senza farci danno. Questa è una cosa meravigliosa, perché è un effetto, non è una spell. Ok, blu, verde. E io... io voglio fare questo Growth Spiral. Sì, voglio fare questo Growth Spiral perché posso anche mettere Aloe Fountain e fare le line binding su la mitica Shieldred. Chiaramente questo lo facciamo prima che Shieldred entri nel campo di battaglia. E sì, e ci teniamo quel Molten Collapse, non mi interessa, perché comunque manteniamo i nostri life total belli sereni, ok? Ecco qui Orion in mano, che non è una bellissima giocata perché lui lo può scartare. A me in questi matchup non mi piace mai fare questa giocata qui, cioè arrivare a 8 terre, prendere in mano Orion e poi fare Orion direttamente, che è una giocata a cui loro non difficilmente possono resistere. Qui se anima terra già mi rode il culo a me, e infatti mi sta rodendo. Io devo fare Orion praticamente no target. Mamma mia che brutto. Scassi Omnat, sarei più ma che cazzo c'ho sti giorni? Ho blu, bianco, verde, rosso. Forte, oh mamma mia come vado ragazzi in questi giorni. Che dolor, che dolor, amico mio. Che dolor, che ci prendiamo? Bianco, niente. Tranquilli, Voi mi raccomando, usate il codice sconto Manatrade, perché se lo usate e seguite i miei video, poi capite che mazzo giocare, beccate il metagame giusto. La gente qui vuole cercare di ammazzarvi con le carte midrange, e voi fate un cazzo di diavolo, in verità un drago che ha 6-6, pesca carte, lo fate con il 10% di sconto sui primi 2 mesi di abbonamento. Se no, come? No? Ma che? Dai. Ah! E pensare che una volta tra un video e l'altro vi attaccavo dei pipponi incredibili, mi esponevo, facevo conoscere, tutte cose politiche. Poi ho detto, sai che c'è? Ma chi cazzo mo fa fa? Ma no, poi non erano politiche. Veramente, andate a riprendere, ero di buon senso. Cioè, non ho mai detto chi voto. Chi non voto? Ah sì, chi non voto forse ho detto. Beh, non è difficile però. Ok, Molten Collapse online dal terzo turno. Questa è una mano, un'altra mano tricky, che però in questo caso preferisco tenere. Ci sono tante pescate che la rendono una mano molto forte, ok? Cioè qualunque terra, in due pescate una terra stappata la rende una mano molto forte. Siamo comunque, insomma, le terre delle line binding ci sono. Ecco, magari la terra per Teferone no, però... Lui che gioca, controllo, ci vediamo una bella partita. No, lui ha tirato fuori Giganta, se non sbaglio. Giganta o blu in bianco. Ok. Comincia ad essere interessante questo match. Blu bianco o Giganta? Vabbè. Beanstalk, peccato. Pescare terra è la cosa più forte che potevamo fare, però io direi che andiamo di Sylvan Caradid e non di Up the Beanstalk qua. Bello! Metallic Rebuke, non lo vedevo in paio da parecchio tempo.
giustamente aveva un blue open e due artefatti, e tra l'altro quella carta ci serviva anche molto. Devo capire però che, ma cioè, nel senso, che gioca sto tizio, cioè, e questo che cazzo fa? Double strike, quindi cioè adesso fa due di questi, bim bum, ok. Ah, quello mi sembra forte, quello mi sembra molto forte. Ah, sono due molto forti, ok. E io che cazzo mi invento? Cioè, due colossi hanno double strike, tra l'altro. Penso di morire. Non ho... cioè, ammazzo uno, fine. Equipa l'altro. Quel Metallic Rebuke rilevantissimo, qui se no facevo fratta. Ok, amico, interessante deck. Non creature, quindi lei non va bene. Rest in Peace non credo. Bankbuster, okay. Amore d'ego lo vorrei. Non credo che tre danni a tutti sia utile. E Dovin Sveto invece entra, no? Io vorrei cercare di levare Shadow Verdict, ma Elshnorn, ma Elshnorn non ti vedo agile. E di che è bello Vanishing Verse. Vediamo se Vanishing Verse va. Se gioca artefatti. Mai visto questo deck, ragazzi. Sto giocando contro Diablo e il Diablo. Viva viva il Diablo. Come dicevano Elite FIBA. Dopo una partita molto veloce contro Rakdos Midrange, vi consiglio di giocare questa mazza di preliminari alle challenge, dove sono tutti Rakdos Midrange, tranne qualcuno. E al Pro Tour, chissà, ah, bella mano questa, chissà quanti ce ne saranno, magari ce ne saranno tanti. Vabbè, tengo, metto giù Mizzet, no, metto giù Opt Beanstalk. Giù Up the Beanstalk per ora, perché non mi pare che Up the Beanstalk sia la carta del matchup. Forse addirittura potevo tenere Verse e levare Up the Beanstalk. Vediamo che si inventa a sto giro. Di certo non mi countererà la Cariatide, almeno quello. Oh, quello mi sembra forte. Spacca artefatto, mi sembra forte. Hai visto che bell'artefatto abbiamo distrutto? Scusate, magari ho rotto i timpani e non parlavo da un po', perché cerco di mutarmi anziché farvi sentire me che mastico il mandarino. Spero che sia apprezzata come gentilezza, tra virgolette. Dicevo, tra tutti gli artefatti che potevo ammazzare, anziché un Prophetic Prism, Bankbuster, sono molto contento, eh. Ok, secondo me non esiste una carta a uno che counterà Niv-Mizzet, quindi direi che proprio. E un bianco, e un verde, e un nero, e un rosso, e un blu, e Niv-Mizzet. Eccoci qua, pronti a guardare 10 carte? Assolutamente. Abbiamo rivelato un Growth Spiral, una Blue Decay, un Vanishing Verse e un Teferone. Boom! +4. Pesco 4. Sei mana, faccio una 6 volante, pesco 4. Oh,
No? Beh, bella sensazione. Lui sempre Sanctum Ugin a terra, mo vorrà fare sti colossi, ma sai che c'è? Io gli faccio un ego grosso così, che non vuol dire che tu mi sai di una persona che c'ha un ego grosso. No, no, ti faccio proprio un armure d'ego protetto, tra l'altro, da dove in svedo. L'unica cosa che non ho sono le terre, quindi per ora andiamo a levare quel Metal War Colossus che prima non mi è piaciuto, non mi piace manco mo. Oh, magari ce l'hai proprio in mano dopo che hai fatto sta schifezza. Questa è una schifezza però, eh? Cioè, spero che siamo tutti d'accordo. Oh, ho pescato pure terra, nero, blu, questo sti cazzi, Metal War Colossus. C'hai tre carte in mano, ce l'avevi, di verità. Ha proprio morto. Eh no, io però volevo della library. No, avrei preso informazioni importantissime. Bravo Oppo a non farmele prendere. Bravo Oppo. Più guardo Vanish Inverse più dico che cazzo ci faccio io con sta Vanish Inverse. Mi sa proprio proprio niente, eh. Tre danni a tutti manco. No, sto deciso di metterci Bankbuster. E la mia indecisione ha prevalso, cioè. Non lo so, visto solo artefatti, cose strane, è una specie di combo che scomba con le creature, scomba con questo, ma tra l'altro Metal War Colossus è indistruttibile, cioè fa qualcosa di greve, perché se no, cioè, nel senso muore male dal removal, tu dici che è removal, che effettivamente gira push in questo formato. Ok, il bianco e il blu abbiamo tutti le line binding, l'accelerino, io ci provo ragazzi, lo so, è l'accelerino un turno dopo, tu dici Akira che cazzo, perdi di nuovo lo stesso modo di prima. Può darsi, può darsi, può darsi, ma poi la verità è che sto mazzo non si può permettere di tenere le mani così, e io lo so, e io lo so, e poi lo faccio sempre, perché pesco, perché comunque c'è un sacco di terra, e mo sono stato fortunato, eh. E... però effettivamente questo mazzo deve fare proprio l'end drop tutti i turni. Cioè, paradossalmente, è la difficoltà del mazzo nell'essere competitivo è proprio quella che tutto dipende dalla mano iniziale. Se tu avessi tutte le mani con 4 terre, ecco, Vanishing Verse serviva, e il resto... Chi? Wedding Invitation. Va bene. E, se avessi la possibilità appunto di avere 4 terre iniziali, 2-3 removal ogni volta, sarebbe il mazzo più forte del mondo. Ma in verità ogni tanto ci avete poche terre, magari le removal, ma dovete fare tante terre, dovete fare anche le removal, è un po' un casino assolutamente, questo senza dubbio. Up the Beanstalk. The Beanstalk mi sembra una buona carta di Magic, la voglio giocare. La voglio giocare anche se lui comincia ad avere un po' di artefatti, però mi piace giocare Up the Beanstalk e non pescare terra. Ecco, questo non mi piace. Poi avrò Dovin Sveto Decay, quindi devo stare, cioè se adesso lui fa 4 mana quel coso che si copia, quello è il punto. Cioè il mazzo gira tutto lì, 4 mana quel coso che si copia, no, Bankbuster. Che ok, chiaramente, e comincia a menarmi. Però io adesso stappo. E lui non è che ha vinto. Ok, quindi. Terra, 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 terra. Terra, e lui facesse qualcosa che sta sotto veto. Vi prego, ti prego. Qui devo spaccare questo comunque adesso. No. Però doppio decay. Che comunque... nero verde te lo spacco adesso, tu pescherai chiaramente, poi ti spaccherò anche questo, cazzo me ne frega. Potrei spaccargli questo affare a dirla tutta per non fargli avere tanti artefatti, però cioè perdere tre ogni volta non è che è proprio festa. Vero che come io faccio un Bring to Light, cioè la festa comincia, perché comincio a pescare carte con Up the Beanstalk, quindi insomma. Un Prophetic Prism che lo avvicina sempre di più a questo suo incredibile obiettivo di fare Metal War Colossus che costa 11, no? Un'altra carta che avevo valutato di mettere, mettevo sempre io in verità, ma vedo che nessuno la sta giocando, è quella che distrugge tutti i permanenti.
che costa 2 o 3, no, 1 o 2, e poi ti dà mana pari al numero di, verde e nero, pari al numero di permanenti che hai distrutto. Ogni tanto quella carta ti fa fare dei turni alla Omnat, perché fai un Bring to Light per quella, poi magari avevi altre due terre pronte e ne fai, fai le altre con quel mana, fai un sacco di, appunto, vantaggio, vantaggio mana. Va bene, terra tappata non ce la leva nessuno. Io direi che gioco su questo veto, non prendo in mano Yorion. E poi che ti devo dire? Gioco Niv-Mizzet Supreme, provo a rifare quei decay e a levargli tutto il board. Cioè, non... Adesso vediamo lui intanto cosa fa. Che comunque è ancora lontano da Metalwork Colossus, eh? Non è che è proprio vicinissimo. Giusto? Non ha terra animabili. Io c'ho sto veto. Certo, è vero che lui, cioè, se non pesco le terre e non le pesco, ecco, speravo si tappasse, eh? Per fare cosa? Madonna, quanto mana c'ha. C'ha tanto. Ah, proprio Metal Colossus de mano. Ah, è interessante. Ora che mi invento? Ho Bring to Light e lui ha counter, quindi male, se non malissimo, però non morirò, almeno sembra. Quindi noi comunque proviamo a fare un Niv-Mizzet, faremo questo anziché questo. Ma qual è il più potente dei due? Bah, non lo so, quale, quello non mi voglio far counterare, non lo so. Mi sembra comunque questa una situazione di merda, qualunque cosa succeda, se lui ha veramente Metallic Rebuke. Comunque una 10-10 che mi attacca, mi manda a 7. Proviamo effettivamente blu, alter cazzo, nero, bianco. Secondo me, ripeto, c'è counter. Eccolo. Va bene. E speriamo che non ci sia counter dopo. Anche se counter dopo, in verità potremmo pure vetarlo. Cioè, in verità il mio piano non è fare veto, appunto. Il mio piano è molto ben diverso. Il mio piano è fare Omnat da Bring to Light e poi Niv-Mizzet. Oddio, forse effettivamente invece è meglio fare Bring to Light fine. Sì, Bring to Light protetto da veto. Penso proprio di sì. Penso che sia la mossa giusta. Io sono a 7. Non sono il favorito. Quindi sti cazzi di questa power playata che potevo fare. Metto a terra questo. Voglio prendere Valky. Verde, blu, rosso, bianco, nero. Glielo faccio far finta che voglio prendere chissà cosa. Lui deve avere doppio counter qui. Sì, io qui prendo bianco. Io intanto pesco, tra l'altro. Lui prima della pescata giustamente fa il suo counter. Io, cioè, il punto è, se mi tappo questa sono sicuramente morto, ma io non gioco sul fatto che abbia un altro counter, ne ha fatti due, oh, moro così. E moro così, raga. Se avessi tenuto questo, chiaramente potevo bloccare la sua 10-10. Moro così. Beh, c'era da aspettarselo, in verità, che lui avesse comunque un altro counter. Che pescavo, per cui si deve ancora risolvere il trigger di Up the Beanstalk. Pescavo Up the Beanstalk, eccolo qua. Adesso posso concedere. E sì, chiaramente uno poteva pensare al negate e dire, vabbè, tanto fai creatura, creatura protetta da veto e non muori sicuro. Poi non so se non muoio sicuro, perché col mana che c'ha, guardate, potete vederlo, penso che può
forse prendersi qualcosa che si equipa uno e poi fare qualcosa che si equipa uno per double strike. Ah, ma double strike non gli dà trample. Vabbè, è andata così, male. Grazie per aver guardato, ci vediamo domani con un altro video.